Un discreto primo tempo con tracce ben visibili del gioco voluto da Zeman. Il Pescara supera 3-1 la Fidelis Sande, la squadra che militerà nel prossimo torneo di Serie C, e denota dunque dei passi in avanti rispetto alla gara col Teramo, finita col medesimo risultato in quello che è il penultimo test prima del debutto in Team Cup di domenica prossima contro la Triestina. Zeman conferma dal primo minuto la coppia di centrali Deli Carri per Rotta, candidabili dunque per il match di Coppa Italia. Palazzi provato come play, ai suoi fianchi Koulibaly e Valzania. Quest'ultimo, dopo lo scampolo con la Virtus Teramo, disputerà tutti i 90 minuti al pari di Zampano e Nicastro. L'ex perugino fa parte del tridente con Cappelluzzo al centro e Mancuso a sinistra. Sulle gradinate dello Stadio degli Angeli di Palena, 400 tifosi, una cinquantina di sponda pugliese. Il Pescara parte bene, buon pressing che sorprende la Fidelis e che crea i presupposti per un paio di pericolose conclusioni di Mancuso e di Palazzi che sfiorano il bersaglio grosso. Al 12° il primo gol del pomeriggio porta la firma di Francesco Zampano. Il laterale genovese, tra i migliori, scende di prepotenza, ottiene il triangolo da Cappelluzzo e batte Cilli con un preciso diagonale. I quasi 800 metri di Palena non risparmiano i giocatori dal grande caldo, tanto che a metà del tempo c'è un time out per recuperare liquidi ed energie. Poco dopo la ripresa delle ostilità, il Pescara raddoppia alla mezz'ora con Mancuso, che sorprende alle spalle Onescu e raccoglie il suggerimento di Koulibaly per poi depositare in rete in scivolata. Lo stesso Mancuso rifinisce una rapida azione di rimessa che porta al tiro Nicastro, che però non è preciso. Nel secondo tempo Zeman cambia subito 7 undicesimi, dando i primi minuti a Campagnaro con Ganze e Lattelatti in avanti. Ma l'avvio di ripresa è negativo, con la difesa infilata più volte in profondità dalla Fidelis, che al quarto dimezza il distacco con Minicucci e poco dopo va vicino al pari, in particolare con la doppia conclusione di Barisic che trova prontissimo Fiorillo. A ridestare il Delfino è la velocità di Lattelat, il cui spunto innesca l'azione del terzo gol pescarese. Lo realizza Simone Andrea Ganze, che trasforma in rete la prima palla buona giocata in area pugliese. Lo stesso centravanti sfiora la doppietta prima di metà tempo, ma Mauro Antonio si oppone. Il risultato non cambia fino alla fine. I biancazzurri torneranno in campo subito giovedì pomeriggio a Palena per il test in famiglia con la Primavera, mentre nelle ultime ore è arrivata l'ufficialità della cessione di Davide Vittorini al Carpi in prestito con diritto di riscatto e controriscatto.